utilizzavano un tempo, che appunto bisognava fare 5 tiri e cercare di fare il peggio più alto possibile. Ovviamente c'erano delle complessità aggiuntive ogni volta, perché ovviamente ma bisognava battere la torre? Bisognava battere la torre? No, il fatto non era battere la torre, perché le palline non erano abbastanza forti per poterla battere, perché ovviamente erano troppo piccole, sì. Non erano colpi di ballista, sì, come una volta. E allora com'era il gioco? E bisognava avere abbastanza arguzie per riuscire a far passare, fare una traiettoria giusta in maniera tale da avere un rimbalzo giusto per poter poi arrivare a sopra, cadere e arrivare qua sotto, al centro. Ah, lì c'era un punteggio, dei punteggi 5, forse? 5, esatto, che è il punteggio più perfetto, alto. Perfetto. Oggi solamente 6 bambini sono riusciti a fare 5. E, per dire, e in base ai 5 punti praticamente bisognava fare una somma, e in base a quella poi appunto si entrava in una graduatoria, e chi aveva fatto il più alto ovviamente. Allora, questo è un gioco di abilità, consiste nel lanciare i dischi e centrare. C'è a punteggio, ci sono dei punteggi 10, 5, 3 e 1. Ci sono 3 diversi tipi di piattaforme dove poter lanciare. Questo è un gioco di precisione, consiste nel lanciare la pallina all'interno dei punti. È un gioco a livelli e pian piano si sale su fino ad arrivare al punto più alto. Come si fa? Allora, come funziona? Ecco, guarda il punto. Allora, si fa così. Vedi che qua ci sono dei cerchiolini con i punti? Sì. Uno, 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 due, uno, due, e questo qua. Ok. 5. Questo qua è il più difficile però, perché c'è la torre davanti. Quindi cosa devi fare? È un po' come il flipper. Prendi la pallina, la lanci, devi superare i tunnel e fare dei punti. In base a quanti punti fai, stabiliamo il tuo punteggio. Ok. Va bene? Puoi provare. Sei pronta? Sì. Andiamo con una. Perfetto, allora vai Aurora. Fammi vedere di che fascia sei fatta. Ok, va bene. Te l'abbono. Puoi ritirare. Vai. Un po' più di mira. Vai. Hai ancora due tiri. Dai. Riprova. Nadia, dai, dobbiamo riscaldarci un po'. Ottimo. Nadia, ma non è... Peccato, ma che ritorna? Non è così tanto facile. Molto difficile e un po' facile. Questo gioco, prima cosa da fare, devi prendere la pallina, mentre questo e questo è uguale, che la differenza è del buco, che quasi, che è tanti buco e più grandi, e da qua è che tanti buco è più piccolo. Questa bene pallina deve entrare da qua, deve prendere così, lo metto e tira così. Sistema deve avere la pazienza e un po' intelligenza di fare girare la palla così, e tira così un po', va indietro ancora due passi e ancora tira. E tira un po' sinistra con destra e giriamo piano piano senza nervosarti, e calma piano piano, e prendi la pallina e metti dentro. E così la sola differenza è il buco di qua, che la buca è più grande, e qua le buche sono un po' piccoli.
Questo gioco è come un VR, è direzionale questa pallina per battere questo grande mostro che è davanti a te. Guarda così, si lancia, così fai una volta, si cade. Si riesce a cadere tutti il tempo che vogliamo noi e siamo finiti. È facile questo gioco. Questo pallone che tanti strada per giocare questo pallini deve mettere qua all'inizio, questo deve girare, avere la pazienza e senza far uscire la pallina dentro questo buco, e solo uno buco che deve passare la palla. Come vedete è un po' difficile, deve avere la pazienza e andare avanti come così, così io ho perso. Perché la pallina deve, là dove deve entrare non è entrata di là, è entrata in altro buco, così io ho perso questo gioco. Semplicemente si lancia, si deve cercare di colpire l'anello, tutto chiaro? Chiaro per tutti, mi sembra, sì, Ginevra, non così forte, Ginevra. Ho due voci, lancio sia uno, poi... quasi. Questo gioco riguarda appunto schiaccia noci. È già troppo lontano. Metti una noce qua e conti fino a tre. Una volta che conti fino a tre parte la noce. Quando parte la noce dovresti stare attento che quando arriva le tiene una martellata sopra. Prima che picchi una bella martellata la noce si spacca. Se la noce si spacca l'hai avuto qui. Questo si chiama tiro al bersaglio. E cioè che con la palestra bisogna beccare i quattro bersagli, di cui lo scudo, che è la parte più facile, che è il primo livello, si può beccare anche lo scudo. E se si vuole potresti anche prendere tre bandierine, quindi la scelta, quindi puoi scegliere appunto qualsiasi colore della bandierina che vuoi. E una volta che li hai beccati con la palestra, quindi con tre tentativi, non quattro, adesso è stato messo qua, ci sono tre tentativi. Primo livello si becca anche lo scudo, secondo livello dietro al laghetto si becca solo le tre bandierine e l'ultimo livello sempre più indietro per aumentare la difficoltà, sempre le bandierine, se vinci sei un campione. Però te ne do una già qui, quella si vedi, la palestra è già caricata, quindi adesso te ne porto una. Riesci a beccare lo scudo? Sì. Vai. Brava, prendi bene la mira. Quasi. Ci sei quasi. Dai, guarda. Prendi bene la mira allora. Ok? Sì. Obla. Dai. Prendi sull'altra. Sac. Vai, guarda. Brava. Prendi. Brava. Sei fortissimo. Io guarda, lo sapevo. Hai visto che ce l'hai fatta? Allora, adesso aumentiamo la difficoltà. E prendiamo solo le bandiere. Scegli un colore che vuoi. Quale vuoi, Auri? Blu. E blu. Prova. Vai. Ce la puoi fare. Oh, non c'è un piccone. Stacchiamo su una. Prova la blu. Perfetto. Prendi bene la mira che ce la fai, Sì, sì. Quasi. Ma hai visto? L'ha preso. Ciao. Questo gioco è un gioco di abilità e consiste nel... i pesciolini con le canne da pesca. Che ce la fai? Non è facilissimo. Provo? Sì. Però per esempio lei è bravissima e ne ha già presi 12. E lei 6. Non ci sono più pesci. Ecco. Come funziona? Non so perché c'è una canna da pesca. Aspetti, una mi verrà prima un po'. L'altro la prendo. Solo da basso verso l'alto. La prendo da funziona. Cosa fa? Una racchetta. Nell'antichità erano corna di cervo, quindi per quello si giocava. Si lanciava questo che era una sorta di gomitolo, si metteva dentro, poi si tirava, si riprendeva. Adesso è un miracolo che mi è venuto, quindi niente, questo è il gioco. E l'avversario? No. E l'avversario? Deve prenderla e tirarla. Ah, cioè la tiravi dall'altro campo? Questo è il campo, sì. Deve rimanere nel campo. Ah, ecco. Deve rimanere nel campo se è fuori appunto dell'altro, se è dentro e va per terra appunto del giocatore. Grazie.